Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Preghiamo. Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino penitenziale, perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamoci in pace. Yeah.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione. Offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri del Signore e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità all'udibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire tra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo. Lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserò. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Tempo di Quaresima è tempo propizio per correggere gli accordi dissonanti dalla nostra vita cristiana e accogliere la sempre nuova, gioiosa e speranzosa notizia della Pasqua del Signore. La Chiesa, nella sua materna sapienza,
si propone di prestare speciale attenzione a tutto ciò che possa raffreddare e ossidare il nostro cuore credente. Le tentazioni a cui siamo esposti sono molteplici. Ognuno di noi conosce le difficoltà che deve affrontare. Ed è triste constatare come, di fronte alle vicissitudini quotidiane, si levino voci che, approfittando del dolore e dell'incertezza, non sanno seminare altro che sfiducia. E se il frutto della fede è la carità, come amava ripetere Madre Teresa di Calcutta, il frutto della sfiducia sono la apatia e la rassegnazione. Sfiducia, apatia e rassegnazione. I demoni che cauterizzano e paralizzano l'anima del popolo credente. La Quaresima è tempo prezioso per mascherare queste e altre tentazioni e lasciare che il nostro cuore torni a battere secondo il palpito del cuore di Gesù. Tutta questa liturgia è impregnata di tale sentimento e potremmo dire che esso riecheggia in tre parole che si sono offerte per riscaldare il cuore credente. Fermati, guarda e ritorna. Fermati un po', lascia questa agitazione, questo correre senza senso che riempie l'anima dell'amarezza di sentire che non si arriva mai a nessuna parte. Fermati. Lascia questo obbligo di vivere in modo accelerato che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della famiglia, il tempo dell'amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità, il tempo di Dio. Fermati un poco davanti alla necessità di apparire ed essere visto da tutti, di stare continuamente in vetrina, che fa dimenticare il valore dell'intimità e del raccoglimento. Fermati un po' davanti allo sguardo alterio, al commento fugace e sprezzante che nasce dall'aver dimenticato la tenerezza, la pietà e il rispetto per l'incontro con gli altri, specialmente quelli vulnerabili, feriti e anche immersi nel peccato e nell'errore. Fermati un po' davanti alla compulsione di voler controllare tutto, sapere tutto, devastare tutto, che nasce dall'aver dimenticato la gratitudine per il dono della vita e pertanto bene ricevuto. Fermati un po' davanti al rumore assordante che atrofizza e stordisce i nostri orecchi e ci fa dimenticare la potenza feconda e creatrice del silenzio. Fermati un poco davanti all'atteggiamento di fomentare sentimenti sterili, infecondi, che derivano dalla chiusura e dall'autocommiserazione, e portano a dimenticare di andare incontro agli altri per condividere i pesi e le sofferenze. Fermati davanti al vuoto di ciò che è istantaneo, momentaneo ed effimero, che ci priva delle radici, dei legami, del valore, dei percorsi e di saperci sempre in cammino. Fermati. Fermati per guardare e contemplare. Guarda, guarda i segni che impediscono di spegnere la carità, che mantengono viva la fiamma della fede e della speranza, volti vivi della tenerezza e della bontà di Dio che opera in mezzo a noi.
Guarda il volto delle nostre famiglie che continuano a scommettere giorno per giorno con grande sforzo per andare avanti nella vita e tra tante carenze e strettezze non traslaccino alcun tentativo per fare della loro casa una scuola di amore. Guarda i volti che ci interpellano, i volti dei nostri bambini e giovani carichi di futuro e di speranza, carichi di domani e di potenzialità, che esigono dedizione e protezione, germogli viventi dell'amore e della vita che sempre si fanno largo in mezzo ai nostri calcoli meschini ed egoistici. Guarda i volti dei nostri anziani, solcati dal passare del tempo, volti portatori della memoria viva della nostra gente, volti della sapienza operante di Dio. Guarda i volti dei nostri malati e di tanti che se ne fanno carico, volti che nella loro vulnerabilità e nel loro servizio ci ricordano che il valore di ogni persona non può mai essere ridotto a una questione di calcolo o di utilità. Guarda i volti pentiti di tanti che cercano di rimediare ai propri errori e sbagli e, a partire dalle loro miserie e dai loro dolori, lottano per trasformare le situazioni e andare avanti. Guarda e contempla il volto dell'amore crocifisso, che oggi dalla croce continua ad essere portatori di speranza, mano tesa per coloro che si sentono crocifissi, che sperimentano nella propria vita il peso dei fallimenti, dei disinganni e delle illusioni. Guarda e contempla il volto concreto di Cristo crocifisso. Crocifisso per amore di tutti, senza esclusione. Di tutti? Sì, di tutti. Guardare il suo volto è l'invito pieno di speranza di questo tempo di Quaresima per vincere i demoni della sfiducia, dell'apatia e della rassegnazione, volto che ci invita a esclamare: il regno di Dio è possibile. Fermati, guarda, ritorna. Ritorna alla casa di tuo padre, ritorna senza paura alle braccia desiderose e protesse di tuo Padre ricco di misericordia che ti aspetta. Ritorna senza paura. Questo è il tempo opportuno per tornare a casa, alla casa del Padre mio e Padre vostro. Questo è il tempo per lasciarsi toccare il cuore. Rimanere nella via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è qualcosa di molto diverso e il nostro cuore lo sa bene. Dio non si stanca né si stancherà di tendere la mano. Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e riconciliatrice di Dio. Lascia che il Signore guarisca le ferite del peccato e compia la profezia fatta ai nostri padri. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Fermati, guarda, ritorna.
Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera davanti a Dio, nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. O Dio, che non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra preghiera. Benedici queste ceneri che stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che il nostro corpo tornerà in polvere. L'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Fratelli carissimi, con il cuore contrito e colmo di dolce speranza, presentiamo al Padre le nostre suppliche. Custodisci la Chiesa nella verità e nella carità. Kyrie eleison. Ravviva nei sacerdoti la franchezza e la gioia evangeliche. Kyrie eleison. Guida i governanti su sentieri di giustizia e di pace. Kyrie eleison. Rendi docili i cuori dei peccatori al pentimento e alla conversione. Kyrie Suscita numerose sante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Apri i cuori dei tuoi figli all'ascolto e all'obbedienza al Vangelo. Dona ai poveri e ai sofferenti la tua consolazione e la prossimità dei fratelli. Kyrie eleison. Ascolta, o Signore, il tuo popolo radunato in assemblea solenne e muoviti a compassione dei tuoi figli che confidano nella croce del Signore Gesù. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima e fa che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore, sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale Tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ora Ti preghiamo umilmente, manda il Tuo Spirito a santificare i doni che Ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, Egli prese il pane, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua morte.
celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nella testa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con e con i tuoi santi apostoli, glorioso martiri, e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Me, indegno tuo servo, che hai posto a capo del tuo gregge, collegio episcopale, tutto il clero, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore, con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, oh Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Scenda sul tuo popolo, Signore, la desiderata benedizione, lo confermi nei santi propositi, perché non si separi mai dalla tua volontà e ti renda grazie per i tuoi benefici. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.